Ciao a tutti ragazzi e benvenuti nel mio canale, io sono Alessia e questo è il nuovo episodio di The Sims 4. Allora, siamo dai nostri amici veronesi e come vedete Claudia ha appena portato Gilda fuori a fare la cacchina che ho già prontamente buttato via. Adesso la portiamo dentro e mangiamo perché qua stanno letteralmente morendo di fame. Fate conto che quando ho aperto la partita erano uno in cima a quell'altro davanti al frigo e io non dico altro. Tipo degli assatanati, non lo so. E, allora, in questo episodio Claudia non va a lavorare. Infatti è martedì, sono appena le 6 della mattina. E quindi pensavo, dopo averla fatta riposare, perché non si sono riposati niente, non chiedetemi perché, volevo tornare al negozio. Ah sì, qui ho fatto il bagno a Gilda perché puzzava come una schifezza. Quindi le ho dovuto fare il bagno. E come saltellano. E dopodiché, nel momento in cui Federica torna da scuola, buongiorno Federica, volevo che magari imparasse un po' a cucinare, insomma, le solite ricettine vegetariane. Quindi ora, impegniamoci qua, concentriamoci a far colazione. Qui abbiamo qualcuno che ulula la luna. Ciao piccola Gilda. E c'è anche Semmino. Ciao Sam. Oh niente, non si piacciono. Ma imparate a convivere. Ah, questa devono averla presa, mi sa, quando sono entrata, che li ho fatti andare subito a letto, proprio di corsa. Allora, tu fila a letto, che ti voglio riposata, che dobbiamo andare al negozio e provare a vendere qualcosa di più dell'altra volta. Ma che succede, Gilda? Che succede? Anche perché non vorrei mai, ma cioè, qua non sfarfalla ancora, quindi Sergio, per favore, non fare lo stesso scherzetto che ha fatto Maria nell'episodio scorso, perché il fatto che tu crepi non è contemplato al momento, quindi per favore vediamo di comportarci bene. Ripuliscimi anche questo, per favore. Grazie mille. Questo 40 minuti, va, proviamo a metterlo via. Qualcuno urla la luna. Ah, mannaggia, c'è anche la cassetta sporca. E puliscila. E riesci ad asciugarmi anche qui? Ma sei bravissimo. Ok, ragazzuoli, buona giornata, mi raccomando. Ovviamente Federica non ha fatto i compiti, ma era più importante che andasse a scuola bella riposata. Guardatelo che figo Sergio. Tutto yeah yeah, molto, molto yeah yeah. Nuovo aggettivo. Va bene, allora andiamo avanti veloce il tempo. Finché Claudia non si è riposata bene. Sì, ma dopo ciò... Vengono a turno, a ululami a turno. No, amore, adesso lui fa la nonna, messo così. Oh, miau anche a te. Riusciamo a fargli una foto? Svegliati subito. Ah, vediamo se riusciamo girandoci. Bellissimo! No, vabbè. Credo sia la prospettiva migliore. No, di qua ancora più bella. Ah, oh, mamma. Allora, direi così va benissimo, stupendo. Facciamo le solite 5 foto. No, ragazzi, io rido un sacco, ma mi pare di vedere i miei gatti che dormono. E la mettiamo qua nella parete dei ricordi. Che ovviamente la parete resterà anche quando Federica avrà preso in mano la casa. E l'avremo modificata, perché vi ho già detto che Federica avrà altre esigenze. Quindi questa... cornice, la rinominiamo, vediamo se ci sta tutto, il piccolo, io premo lettera a caso, Sam fa la nanna, sì, c'è stato, i miei nomi stupendi, e adesso la spostiamo, questa è la più artistica però, e la mettiamo, possiamo sempre metterla comunque qua sotto in modo da riempire il buco, e dopo mi sa che verremo un giorno a trovare la famiglia con Mattia e faremo delle copie di alcune foto, quelle magari con i genitori, in modo da
averle anche noi a casa. Allora, qua siamo ancora in pausa, ci siamo. Allora, vestiamoci. Ho 13 follower, benissimo. Vestiamoci e andiamo un po' alla galleria. Andiamo. Eccoci qua. Benissimo. Allora, le luci mi sembra siano automatiche. Noi accendiamo, potremmo mettere musica d'ambiente? Sì, le luci sono automatiche. E apriamo. Mentre intanto arrivano nuovi potenziali acquirenti, potremmo, fatemi dare un'occhiata un attimo. Allora, qua abbiamo surrealista, qua abbiamo astratto, qui abbiamo classico, quindi pensavo che potevamo fare... No, potremmo finire la parete degli astratti, questa qua, giusto? No, surrealista, gli astratti sono finite. E quindi surrealista grande, quindi comincia a dipingere, speranzosi che arrivi qualcuno, io resto qua in alto così vediamo se arriva qualcuno, acceleriamo il tempo. Ma no no no, ferma, fermati, fermati, è la carota di nuovo, fermati, lascia stare. Cavolo, ma loro si mettono a ballare però, vabbè, lasciamo stare, se no ballano. E veniamo a salutare la cliente. Buongiorno. Lei, a differenza di sua sorella, mi compra qualcosa? Allora, cominciamo. Rispondiamo alle domande. Ma si è ingrassata oppure me lo immagino io? Mi sa che avremo poco tempo per fare i dipinti in negozio. Potremmo farli da casa. E poi li portiamo, perché sennò non facciamo in tempo. E discutiamo le preferenze. Cerchiamo di fare una conversazione con più sim. Magari riusciamo a convincerli più facilmente. Non so, dico io, eh. Puntiamoci su loro due intanto. E di nuovo rispondiamo alle domande. Beh, che tanto questo è solo un negozio per coronare un sogno, non è che hanno problemi di soldi e il negozio rappresenta la loro unica fonte di guadagno. Però se riuscissero a guadagnarci qualcosina non sarebbe una brutta cosa, ecco. Mi sembra che con lei siamo avviati abbastanza bene. E sempre le preferenze d'acquisto. Salve, anche lei, l'uomo massiccio. Salutiamolo. E continuiamo con lei. Chiediamo della fascia di prezzo. Andiamo avanti anche con lui. Chi c'è, chi non c'è, non c'è. Finché Federica non torna a casa. Al momento in cui Federica torna a casa, anche noi andiamo a casa. Quindi stiamo qua giusto quel paio d'ore. Ci servono. Consigliamo anche delle alternative. Bella, guardate quanto alto. Entusiasmiamoci per il negozio. Io questa quasi quasi non la servo neanche. L'altra volta mi ha tirato pacco dopo che l'ho dedicato alla mia giornata. Quindi un paio di palle, onestamente. Qualcos'altro di nuovo, offriamo delle informazioni. Acceleriamo un pochettino, se no stiamo qua fino a dopodomani. Consigliamo di nuovo delle alternative, a sto punto facciamoli un po' casuali. Dai, dai che ci siamo, dai che ci siamo. E rispondiamo alle domande. Dove stai andando? Mattia. Si sta chiedendo se voglio andare a casa sua per passare del tempo insieme. Magari, amore mio. Vabbè, è andata a fare la pipì. Basta, ha cambiato idea. Ha deciso di voler acquistare. Cosa vuoi comprare, tesoro di mamma? La statua. Sì, sì, vieni qua a servire il cliente. Lascia stare sua sorella che è una pianta grande. Vieni qua a servirla. Chissà quanto costa sta statua. Al prezzo che qui la rivendiamo, intendo. Ma come te la porti via? Non ho servizio di trasporto e consegna a domicilio, eh? 900? Beh dai, neanche male.
Torniamo dal signore, grazie mille, arrivederci. Di nuovo. Ah, questa qui sta di nuovo. Che bello. Sei diventata la mia cliente preferita. Mi acquista il carotone che si abbina ai capelli qua. Lo caroton. Vai raga, almeno sto giro abbiamo venduto già due. Esattamente, 871. Abbiamo venduto due cose, l'altra volta ne abbiamo venduta una sola, quindi direi che è un miglioramento. Allora, proseguiamo con lui, che mi sembrava piuttosto convinto delle sue azioni. Sta panza, uomo di panza, uomo di sostanza, quindi è un uomo di sostanza anche per quanto riguarda queste scelte qua. Le mie convinzioni. Dai, 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 che fra poco dobbiamo andare a casa. Sì, non è che alle 3 spaccate dobbiamo essere a casa, ma neanche alle 8 di stasera. Quindi per favore, il sole mangia le ore, diamoci una mossa. Concludiamo l'affare, dai, siamo fiduciose. Magari riusciamo. E vai. Dove vai? Cosa compri? Allora, serviamolo, dopodiché chiudiamo. Tanto al momento, non avendo dipendenti, non abbiamo stipendi da pagare o quant'altro, quindi direi che la signorina compra, è una gran figa. Adesso che torniamo a casa, le farei dipingere dei quadri io, visto che non riusciamo a farlo in negozio. Federica è anche tornata, molto bene. 1416! Ma bellissimo, wow, 3000 simole ne abbiamo guadagnato. Fantastico, quindi io devo fare surrealista, esattamente, va bene. Allora, ciao ragazzi, è stato bello, io me la do a gambe, vado a casa. Ok, eccoci qua, adesso arriviamo dal lato, va bene, non c'è problema. E i teppistelli qua come stanno? Ah, stanno ingozzando loro, mica scemi. Allora... visto che la mamma ormai è vecchia, lascia stare la lettura, non ti serve. Proviamo a cucinare noi il tramezzino BLT vegetariano. Adesso io vi do sta notizia, non so se a voi ve ne fregherà qualcosa, se lo sapevate o se vi ho appena illuminato la giornata, ma BLT vuol dire bacon, lettuce e tomatoes, quindi bacon, lattuga e pomodori. Ovviamente vegetariano, che vorrà dire... che avrà un surrogato del bacon. Basta, vi ho dato questa notizia. In questo canale facciamo anche informazione, non solo disinformazione. Detto questo, ho fatto anche il cenno all'arte tante puntate fa con il capolavoro qui. No, non era questo. Sì, era questo cavaglio orologi, tipo quello di Dalì. Quindi direi che, insomma, la mia porca figura l'ho fatta. Come va qua? Riusciamo a non distruggere tutto? E io riesco a vederti senza fare un casino? A quanto pare no. No, perché ci sono le pareti in mezzo alle balls. Niente. No, comunque ragazzi, c'ho sto bug dappertutto. Ditemi se anche voi ce l'avete. Che quando stanno finendo vanno da un'altra parte. No, sbagliato. Fermati. Ok. E me lo mollano in bagno, anche nella mia partita privata. Deve essere proprio un bug che... boh, ce l'avete anche voi. Tiratemi sul morale. Ditemi che ce l'avete anche voi, anche se non è vero. Mi sento meno sola. Che succede? Gilda! Ho preso un cane che è una bega, mio. Rottura di maronzoli. Vabbè, dai, lascia stare, mangia. Che almeno sul divano, proprio come gli americani. E dopo, Claudia è anche stanca, ma capitela, è anche la vecchiaia. Però almeno un dipinto surrealista potremmo farlo, sempre che non sia il caroton. Ciao, Semmino! Piccolo Sam, ma sei bellissimo! Sei bellissimo! Dopo lo accarezziamo anche. Qua che... no, sotto il divano, bellissimo. Ma cosa sta facendo? Tipo agguato voleva fare, amore lui.
Riusciamo? Oh, sì che riusciamo! Ah, che belle le coccole! Che bellissime! Allora, prepariamo, questo lo mettiamo via. Che qualità aveva, poi? Normale, va bene, dai. E, mannaggia, devi fare la pipì. Direi di sì. Allora, dopo fai qui la pipì e riempi questa. Tu, Claudia, vieni a fare il quadro, che dopo ti mando anche a dormire. Tu devi divertirti, quindi bravo, finisci. Amore, lui. Ma ditemi se non è da mangiare di baci, sto mucchio di pelo. Mattia. Tesoro, devo fare anche i compiti fra le altre cose, perché sennò qua il rendimento se ne va a quel paese. Io non posso portarli a spasso, no, finché sono cuccioli purtroppo no. E allora, facciamo i compiti, perché io ho tutte ste cosine qui? Beh, queste cosine, quella cosa là. Sì, vieni ad aiutarla a fare i compiti, Sergio, così finisce anche prima e ne gioviamo tutti. Oh, la lunga vita di Sergio Veronesi sta per finire. Sarebbe un momento adatto per mettere ordine nei suoi affari. Fra poco siamo vicini allo sbrilluccichio. Però non fatemela sporca come Maria, per favore, eh. È stato un duro colpo, non solo per me, ma per tutti noi. Quindi per favore, vedi di schiattare con un minimo di preavviso e non così, perché ti svegli la mattina e dici oggi muoio. Ecco, per favore, no. Perché devi andare a dormire sulla panchina fuori? Mi stava dipingendo i maiali. Vabbè, lì finirai, non so cosa dirti. Adesso però vieni a dormire su un letto come i comuni mortali. Non so tu come sei abituata. Ma avete visto come camminano i cuccioli? E lo fa sia Sam che Gilda. Muovono un sacco il culo. Non so se avete visto gli Aristogatti quando eravate piccoli. Mi ricordano Gwendalina e Adelina bla bla le oche. Guardate, immaginatevi le oche. E se non avete presente, cercatevi Adelina e Gwendalina bla bla su YouTube. Camminano uguali. Adesso ho in mente anche la musichetta con cui camminavano. Mi sto tenendo d'occhio anche questi due qua in fondo. Che comunque, io non sapevo, ma in una partita mia privata, i miei due cani erano due dalmata che hanno fatto anche una figlia. Cioè, si sono picchiati. Hanno fatto rissa. Una cosa che non pensavo potesse succedere. Ok, benissimo, abbiamo fatto i compiti. E non siamo messi neanche male, dai. A te quanto manca? 6 giorni, è vero. C'hai ragione, avevo guardato anche l'altra volta. E con l'abilità di cucina, come sei messa? Disastro, disastro, disastro. E potresti, allora, guardare un pochettino il canale culinario. Che è ancora un po' presto, per quanto tu sia stanca. Che no, ti diverte anche, buono. Dopo ti mando a letto. Che succede? Chi si è svegliato? Ma perché si sveglia, scusa? Che sei stanca da morire? Riusciamo ad arrivare al livello 3? No, raga, cioè, perché devi svegliarti in continuo? Vieni a vedere il canale, ma non riesco a capire perché tu ti debba svegliare. Vabbè, Federica ha dato forfè. È troppo stanca, quindi vai pure a dormire. Allora, te non te ne frega, guardati il canale rosa. Non so se sia un bug o qualcosa. Ah, mamma! Gilda, eccomi, eccomi, eccomi! Basta che stai ferma! Avete visto che è appena caduta? Ah, oh, mamma mia! Avere la casa rialzata è una gran figata, ma non quando si hanno dei cuccioli. Perché il micio va in lettiera e ok. Dai, vieni, sennò si pisce addosso, bravissima. Appunto dicevo, il micio va in lettiera e vabbè, ma il cane bisogna portarlo ogni volta fuori, sennò poi prende l'abitudine di pisciarmi in casa. Dai, falla. Dai. Sensazioni pelose. Sì, ma entro domani mattina, per favore. Cioè, non ho tutta la notte. Falla.
Perché non me lo fai dire? Devi venire qua giù? Dai. Dalla sopra forse non me lo fa fare. Dai, Gilda. Fai tutto quello che vuoi. Amore mio, fai tutto quello che vuoi, Stellina. Dai. Spingi. Noi sempre da dietro, cioè. Mi fai anche la cacchina? Ah, sì, la cacchina! Che è più grande di te, quasi. Allora, portiamola dentro. Dove scappi ogni volta? Anche l'altra volta è scappata. Cioè, si è allontanata, è scappata. Allora, riusciamo a centrare il cestino? Sì, riusciamo. Siamo bravissimi. Dai. Mettila giù. E vattene a dormire adesso, basta. Bisogna pulire anche la cassetta Sam, mannaggia. Vabbè, non riusciamo noi in qualche modo. No, perché la tiriamo e basta. No, va bene. Allora, appena qualcuno si sveglia. Amori, dormono tutti e due qui. Stelline! Riusciamo a fare con te una foto a Gilda? Stava passando di età, mannaggia! Va bene, dai. Ecco, adesso ce l'abbiamo tutto sbrilluccicoso dietro. No, lo prendiamo così noi. Dai, che sta passando di età! Il nostro piccolo Sam! Si girano in tondo 45 minuti. Amore, guardate come gira! Dai, dai, dai! Eccoti! Eccoti! Olè! Amore, ciao! Riusciamo a fargli una foto? E stai fermo. Eh no, perché così? Ah sì, così! Mi dimentico sempre che gira a 360 gradi. Quella, avete visto che occhi? Allora, riprendiamogli il musino. Dopo fra poco cresce anche Gilda, in teoria, cioè li ho creati nello stesso momento, quindi. Ciao! Metteremo anche a lui, anche a Gilda, un collare, però lo faccio quando cresce anche Gilda, se no mi tocca andare nel CAS 2780 volte. E adesso potrà fare anche le scale, quindi io gli avevo messo anche una lettiera nel bagno di sopra, anche qua da dormire per tutti e due, piccole perché tanto è un chihuahua, quindi non è che diventerà abnorme. E adesso mettiamo, finché lui intanto si lava, fa le sue cose. Allora, atmosfera triste, ah, perché lui era triste, vabbè, noi non attiviamo l'atmosfera e in teoria dovremmo essere a posto. Mettiamo quella da 7. E Sam è diventato. Sì, certo, Alessia, così. Diventato adulto. E vediamo quella di Gilda, qual è più bella, qual è la qualità migliore. Mi sa, sì, da 7, eccola qua. Gilda. La piccola Gilda. Fa la nanna. E li porterò tutti e due nel tempo, nel momento stesso, ma li voglio sterilizzare. Così andiamo in clinica, tanto ci abitiamo davanti, quindi dobbiamo proprio tipo attraversare la strada. E andiamo in clinica e li sterilizziamo. Però, allora, abbassiamo un po' anche qua. Ok. Al momento va bene così. E queste le possiamo pure vendere. Benissimo. Tu ti stai lavando. Amore. Lei è ancora una cucciolina. Eccolo qua che fa le scale! Piccolo Sam! Dove vai? Federica si è svegliata. Ciao Fede. Speranza e carità. Dove vai? Avevo pensato anche di vendere questi quadri, ma onestamente sono quadri che vi ricordate Claudia aveva fatto per. Oh, no, 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 no! Posso dirgli mica niente? Fai la romanzina sui graffi, fai la romanzina sulle sveglie. C'hai i graffiatoi, mannaggia al mondo!
Appunto, erano regali che te l'aveva fatto Mattia, quindi questi al momento restano in famiglia. Sti cazzi, non ho fatto niente. Vabbè, che poi tu stia lì sopra, a me non interessa. A me interessa che non mi graffi la casa. Quello sì, mi interessa. Poi lui è depresso, cioè c'ha un umore che tocca per terra. Allora, tu lavati e dopo vieni a servire la colazione, così. No, tu sei vegetariana, quindi fai la macedonia. E noi parliamo con Gilda. Facciamo due chiacchiere, No, anzi, prima le offriamo no. l'amicizia. Ce la Jason. facciamo? Non è molto socievole, però possiamo parlarci. Fribs, Anche Cooper. parlare con gli animali, come vedete, fa Jabba alzare la Dub. Growlis, socialità. Fredisce. You beppa. Quindi in Aspa. mancanza di altra Wolfissim. gente, Dob. Quabachibs. Yoyum. ci accontentiamo di Fribs, parlare con il growl. cane. Jabba Dub. Lui fa la bella statuina qua, avete visto che massiccio, che gatto massiccio. Hey, Fredisce. Tu stai arrivando? Sì, eccoti qua. Oh, Buongiorno, yes. sì, mi raccomando, passaci mezzo, brava. Parliamole di nuovo, chissà che magari la situazione Separate. vada un po' Let me meglio. get. Fribs cook. Oh. Quabachib. E tu intanto vedi di continuare a imparare a cucinare, perché... No, dove vai? Vedete? Adesso lei va su, lo mette nel lavandino qui. Finisce di mescolare, voilà. Sto gatto mi preoccupa. No, sta tornando giù. Ah, mamma, va in bagno? Non va in bagno? Cosa vuoi dal gatto? No, lascia stare il gatto. Il gatto sopravvive. Vai in bagno tu. Credo che gli anni li compirà anche Gilda oggi. Cioè, io li ho creati nello stesso momento. Vieni a sederti qua, dai. Allora, prendi una porzione e anche tu prendi una porzione. Facciamo colazione più o meno tutti insieme. Si può definire tutti insieme? Boh, non lo so. Chiediamo della sua giornata. Ciao Claudia, con il nasino alla francese. Avete visto il nasino di Claudia? Io non l'ho mai capita sta cosa. Ah, perché si abbracciano, ok. Gilda, te che hai rotto un fia, eh? Detta proprio così. E vabbè, lascia stare, dai, andate a scuola, andate a lavoro. Tu invece, cioè, ci vai, ma fra 2 ore. Quindi noi buttiamo via questo, buttiamo via anche questo. No, l'abbiamo messo lì. E allora? Ah, perché non è ancora pronto, deve tornare verde. È vero, c'hai ragione. C'hai ragione. E tu vieni a finirmi il super mega dipinto qua. Con i maiali. Piovono maiali. C'era il cartone, piovono polpette. C'è anche il... Dove vai? Ah, sul tavolo qua fuori. Aspettate! Aspettate! Eccola! Eccola! Sapevo che anche lei toccava oggi. Mettiamo qua nell'inventario. Dai, olè! E anche Gilda è una cagnolina adulta. Oh, amore lei! Allora andiamo subito prima che lei vada a lavoro. E a mettergli un collarino, un qualcosa, insomma, così ve li faccio vedere anche bene da vicino. E ti vesto io, sai? Non che. Allora partiamo da Gilda. Eccola qui! Scusate, mi fanno da morire da ridere sti cani, perché hanno tutte orecchie che a momenti sono più grandi del corpo. E così com'è? Amore! Sembra morta. Va bene, allora, torniamo alle cose serie. Allora, un collare.
No, tipo questi, no? Che in alcune colorazioni c'è anche il cuoricino, eccolo qua. C'è nel rosa, nel bianco. Ecco, il rosa così chiaro mi piace. E poi per lei non ci sono? Il guinzaglietto, no? Per andare a fare una passeggiata? Cioè, ci sono per la quotidianità, ma da passeggio no. Ma vabbè, dai, mi va bene anche col guinzaglio, no, non mi interessa particolarmente. Mentre questo qui è Sam, cioè è una botta di pelo. Però io i peli, com'è? No, ho sbagliato, non so dove trovarli. Le vibrisse? Non avrei idea di dove trovarli. So che una volta gli ho cambiato il colore, ma non so neanche cosa sto cliccando roba a caso. E volevo mettergli neri, mi piacciono di più i baffi neri, però non riesco a centrarli. Forma della testa, no. Orecchie nemmeno. Naso. Sì, ecco, mi piace di più così. Un po' troppo. No, così, dai. Vibrisse, eccole qua. Scema io che non le ho viste. Le voglio nere. Posso anche cambiarle. Così lunghe mi vanno bene, ma mi piacciono di più nere. Ok, trovate. Bellissimo! No, vabbè! Ecco, questa è una violenza su animale, paurosa. Vestiti da tacos per carnevale. No, raga, cioè, non ho parole. Sushi, no! No, dai, noi siamo delle persone ancora civili, quindi però magari li metterei bianco, no, perché non si vede. Questo fiocchetto mi piace anche. Rosa no, perché è un maschietto. Volevo azzurro, ma c'è solo sto tipo blu viola. Però non mi dispiace mica. Ho anche rosso. Dai, nero, fa elegante. Ho deciso, basta. Gli mettiamo il fiocchetto. Eccoli qua, li abbiamo visti anche da vicino. Adesso possiamo pure tornare a noi. Ok. Ci siamo, allora sapete cosa facciamo? Li portiamo a sterilizzare, ma dobbiamo prenderci un giorno libero. Lascialo, ah, lascia la pallina. Riusciamo anche a fargli una foto, magari. Orca, dove siamo finiti? Proprio nel mentre. No, dai, aspettiamo che la molli giù. Ah, non riesco a prenderlo, non riesco a centrarlo. Una lotta. Ecco, proprio con la porta in mezzo. Sfiga! No, raga, sto animale di Simstagram è un disastro. Spero stiano giocando. Oh là, così mi piace. E la facciamo anche così in verticale. Riusciamo a non riprendere anche il gatto? Sì, così. Ok. Comunque vi giuro, da quando ho cominciato a fare un sacco di foto qua sul gameplay, ho cominciato a fare un sacco di foto anche nelle mie partite private. E ora non riesco più a smettere, cioè, tipo una droga. Mi piace che abbiano ricordi, non so perché non l'ho mai fatto prima. 7, 6, 7, 0, 3. Mettiamo questa 7. E mettiamo Gilda, come quell'altro. Gilda è diventata adulta. Ok, spostiamola. Me la metterò qua sopra per forza. Se no, potrei anche spostare questa. Ma questa comunque è in verticale, quindi. Beh, vabbè, però potrei metterla così. Questa metterla magari un po' più centrale, così. E poi gestirmi questo spazio quando ne avrò delle altre. Benissimo, facciamo così allora. Ok. Allora, voglio farle sterilizzare, tutti e due. Che comunque la sterilizzazione è un procedimento, che si può. Cioè, che è reversibile, quindi se dovessimo cambiare idea,
Possiamo sempre girare la faccenda. Quindi, aspetta, negoziamo con la gente finché lo vedo. E adesso andiamo dal veterinario. Mi dimentico sempre di farlo. 500, bene. Lasciati cadere sul divano. Ah, per il tratto pigro. Ok, allora, viaggiamo con Gilda e Sam qua in fondo. Eccoci qua. Allora, qua siamo. Oh, signore! Ah, cioè, adesso è sparito, ma avete visto che era dal notaio? Cos'è? Adesso fa anche il veterinario, fa il barista a tempo perso, il veterinario negli altri giorni. Comunque, questa è la clinica, quella che abbiamo dall'altra parte della strada, lo Zampi Clinico di Brindleton Bay, è quella che trovate appunto nel quartiere di Brindleton Bay. Io non l'ho modificata, come vedete noi abitiamo qua davanti, quindi proprio ironicamente hanno attraversato la strada. Allora, non so se voi ci siete già stati dal veterinario, comunque brevemente, quello che bisogna fare è entrare, prendere diciamo il numeretto, possiamo registrare per curare una malattia, nel caso il cane stesse poco bene. Registrare per invertire la castrazione o sterilizzazione, quindi nel caso noi li avessimo già sterilizzati e volessimo sì, insomma, tornare indietro. Ovviamente la castrazione è per gli animali maschi, la sterilizzazione per gli animali femmina, così non ci sono più dubbi. Registrare per una visita di controllo, il cane o il gatto sta bene, però così lo facciamo visitare. Oppure appunto registrare per una castrazione o sterilizzazione, e noi dobbiamo fare proprio questo. Quindi cominciamo con Sam. Ecco, questo qua c'ha qualche problema, tipo è entrato nel freezer, la proprietaria l'ha dimenticato nel freezer, non lo so. Napsa. Ok, e adesso, vedete, dobbiamo aspettare il veterinario. E dopodiché procederemo. Ah no, dobbiamo aspettare. Volevo già registrare anche Gilda per prendere tempo, ma devo aspettare, quindi riempiamo qua, poverini. Venite qua, ragazzi, per favore. Chiama anche Sam. Dove sono? Sam, dov'è? Vabbè, Sam è un gatto, quindi con tutta la sua tranquillità. Procedura in corso, ma Sam è qui? Forse il veterinario l'ha chiamato? Eh sì. Seguiamolo. Eccolo qua. Entrano in questo macchinario che fa sia gli interventi chirurgici, diciamo. Scusa Mattia, ma no, non posso al momento. Mi sta dentro, gli tagliano le balls. Amore. E alla fine ha il collarino. Tebow, Adesso registra Gilda per la sterilizzazione. Infatti qua c'è scritto: Sam è stato castrato. Ciò significa che non potrà più figliare. Attraverso la magia della tecnologia, la procedura è reversibile, servendosi della postazione chirurgica. Quindi Gilda, è inutile che mangi perché tanto adesso vengono a prenderti. Diciamo che è avvilito al massimo. Tipo, mannaggia al demonio, mi hanno tagliato le palle. Comunque, la carriera da veterinario la vedremo più avanti, però. Perché vi faccio già una bella anticipazione. Il futuro figlio di Mattia e Beatrice, femmina maschio che sia, intraprenderà la carriera di veterinario. Ve lo dico già. Ho già deciso. Cioè, la mamma è medico degli esseri umani, il figlio o la figlia sarà il medico degli animali. Quindi, amore, ma mi fa quasi pena! Mi fa quasi pena! Vedete, dopo rimuovi il cono. È ancora troppo presto per togliere il cono a Sam. Bisogna aspettare un tot di ore, non so. E dopo c'è c'è la possibilità di toglierglielo. Ma mi fa troppa pena! Accarezza, gli animali non possono eseguire l'interazione con il cono sulla testa. Ah, sì, è vero, perché gli accarezzano anche la testa. Lui è impaziente, sta andando avanti e indietro. Gilda intanto si fa riconoscere.
Signorina, io vorrei sterilizzare il mio animale, però. Riusciamo entro domani? Però magari cambiamo ogni ora. So che non sono fattacci miei, però mi dispiace che restino con la fame. Vediamo se accarezzandola riusciamo. Ecco questo, che cos'è? Acquista articoli per animali. Cioè, cosa c'è dentro? Barretta nutrizionale più fredda dell'azoto liquido, barretta di cannella infuocata, dolcetto del benessere, dolcetto della crescita, dolcetto della decrescita, dolcetto di ambrosia per animali. Cavolo, 2500, generatore casuale di cacca, cosa vuol dire? Il tanfinatore e il toffi acquitrinoso. No, vabbè, lasciamo stare, vai. Poverina, deve anche andare in bagno. Ma io riesco a lamentarmi con qualcuno del tipo. Ecco, adesso che sai farla da sola. Tocca a te? No? Ma io non posso mandarlo a casa. Ma perché non ci sterilizzano la cagnolina? Sapete cosa faccio? Metto una lettiera. In modo che appunto, poverino, se gli scappa la pipì, può venire a farla. Il gatto, il cane, ripeto, va fuori, basta. Oh, tocca a noi. No, non tocca a noi. Stellina, vai a farla. Posso dirgli di andare a farla? È qui. Ah, l'ha vista, si è accorto? Sì. Oh là, che almeno anche i gatti riescono a fare la pipì se gli scappa. Oh, benissimo. Tocca a noi. Fantastico. Volevo vedere il laser che... Ah, che roba, Dio. Ok. Anche Zilda è stata sterilizzata. Stellina, eccola qui. Vediamo. Ah, così. Che figo. Ho capito. Va bene. Andiamo a casa dopo aver passato mezza giornata dal veterinario, un po' come alle poste. Vediamo di levare le tende. Eccoci qua, ragazzi. Poveretti. Poverini. Ovviamente il cono è ancora un po' presto da togliere. Però, intanto, fatta anche questa, come si suol dire. Ok. Allora, veniamo pure a guardarci un po' di televisione, dai. Guardiamo, non lo so, i classici della TV. Tu, Little Federica, come va? Potresti fare una telefonatina, magari così, a Mattia, tanto per... per fare due parole con tuo fratello, insomma. Hai visto come li hanno ridotti, Sergio, poverini? Lui è un'anima in pena. Non mi viene da ridere. Scusate, ma io rido troppo queste cose. Ok, buttiamo via le schifezze. E dopodiché c'è rimasto qualcosa da mangiare. Potremo mangiarci la caprese. Eccolo qui. Sam è ancora fuori? Sta venendo anche lui. Benissimo. Ok. Ti sei fatta due chiacchiere con tuo fratello. No, vabbè. Ragazzi, l'umore è proprio nero, cioè, della serie. In più, anche paura della televisione. Ti scappa la pipì. Vabbè, tanto adesso sai farla, no? Qual è il problema? Sai farla! Ma devo prenderlo in braccio e portarlo fuori? Ancora? Sei adulto, sei un cane adulto. Sappi che lo faccio finché hai il collare addosso, eh. Non abituarti troppo bene. Va bene, Chihuahua, cane piccolo, ma...
sti cacchi, le scale le hai fatte per salire, puoi anche farle per scendere? Sei troppo viziato. Sarpava. Huh? Shermie? Oh, Shalade. Olè. Che bei momenti, ecco. L'episodio lo chiamerò guardare Gilda che fa i suoi bisogni, perché è già la 70esima volta che li fa. Sergio, ascolta, fammi un favore, per favore. Vieni a buttare via. Ciao, amore. No, la festa alle scogliere no, porta pazienza. E mettiamola qua. Ripeto, non capisco perché. E vieni a farti la doccia, che sei anche particolarmente schifata da tutto questo. Tu, da brava bimba, c'hai anche il rendimento 7. Vieni a fare i compiti, dai. Era anche scadente la caprese. Adesso sta, buttiamo via. E vieni a guardare un canale, non so, un film d'azione, può piacerti? Ma magari siediti anche. Lui... Ma sta dormendo in piedi, non ci credo! Oh, possiamo toglierglielo. Dai, togliglielo, poverino. No! No, ma ragazzi, ma porca miseria! Porca miseria, no! No, ma era venuto il messaggio ieri! Ma com'è possibile? No, ragazzi! No, vabbè, neanche questa me l'aspettavo. Cioè, ma sta generazione mi ha dato un sacco di sorprese, dispiaceri. No, Sergio. Masca. Olla, tolto il collare anche a lui. No, vabbè, ragazzi, io non... Ma stronzo che arriva. Io non so cosa dire. Cioè, veramente, io pulisco sempre piatti in sti momenti. Ma è triste anche lui, per quello sta male. Sì, sta piangendo anche lui. Avete visto che piangeva? Ah, ha fame. Vabbè. È un gatto, non si può pretendere. Sam è affamato. Lo so, ho capito, mi sta morendo un sin caro. E comunque la pappa c'è lì, Beh, ragazzi, Sergio, devo dire, è stato un vero uomo. Ha saputo amare sua moglie con tutto se stesso. Ha dato alla luce due figli a dir poco meravigliosi. E verrà sempre, sempre, sempre ricordato e si sentirà la sua mancanza. Questo è poco ma sicuro. Questo è poco ma sicuro. Vai a fare la pipì. Possiamo rimuovere... Anzi, lo facciamo rimuovere a Federica. Possiamo togliergli il cono anche a lei. Benissimo, ragazzi, avete fatto tutto. E io Federica la mando a letto. Non me la sento che venga. Adesso noi con Claudia andiamo al cimitero. Abbiamo preso anche la foto. E... Ma il tristo mietitore che... Cioè, ma vi rendete conto? Il tristo mietitore sta ballando. Ma io te la spengo, mannaggia. Mannaggia il tristo mietitore. E andiamo a seppellire. Insomma, vabbè, proviamo a vedere se viene anche lei. Potremmo chiamare un po' di gente, visto che comunque era conosciuto. Vediamo chi vuole venire. Tutti, vengono tutti, benissimo. Ok, ragazzi, eccoci qua. Pensavo, allora, di seppellire qua Maria e Arturo.
vicini lo stesso. E quindi loro magari di qua, tipo Sergio e Claudia, quando sarà la sua ora. Quindi intanto mettiamola qua perché ci serve, se vi ricordate, il Move Objects, e adesso la sistemiamo bene. Eccoci qua. Allora, inseriamo il trucco bb.moveObjects. Ok, il trucco attivo. Tenendo premuto Alt, vi ho anche detto l'altro giorno come ho fatto, la spostiamo come nel punto in cui vogliamo. Cambiamo il colore della foto. Direi che qua mi va più che bene. E basta così. Dopodiché, la foto ha già il nome e anche la tomba, vabbè, ovviamente. E come epitaffio volevo mettere al marito e al padre migliore del mondo. Ci manchi tanto, tantissimo, ci sta? Ok, allora veniamo tutti insieme qui, eccoci qua, e Your adesso chi mummy. vuole Orb. Yellow. piangere il nostro amato? Cavolo. Qualcuno fa esercizio fisico? Mattia, ti sei reso conto di cosa è successo? E dopo rafforziamo la connessione con il mondo fisico lo stesso. Non possiamo dirglielo, tipo, no, lamentati di tutto, avevo letto lamentati del lutto. Chiediamole un consiglio. Claudio è disperata. L'amore della tua vita. Ecco, sono arrivate anche le bollette. Va bene, dai, andiamo a casa, se no qua veramente. Ringrazio tutti di essere venuti, io volevo sciogliere il gruppo. Fate un po' voi se volete rimanere qua in cimitero o se preferite venire a casa, anzi andare a casa. E noi però andiamo a casa, va. Eccoci qua. Comunque solo in sta partita qua mi succedono ste cose, perché nella mia partita privata, dal messaggio che sta per schiattare all'effettiva morte, passa tipo mezzo secolo, cioè è una cosa allucinante. Solo qui. Come sulla 100 Baby Challenge, solo lì mi nascono tutti i maschi, insomma. Allora, andiamo, aspettiamo che vadano a letto. Sì, è tristo mietitore, coccolami sta cippa. Gilda affamata, ma ha tutto per mangiare, quindi aspettiamo che vadano a letto. Ok, ragazzi, direi che questo episodio può tranquillamente finire qua. La campagna del negozio è terminata, benissimo, se prima veniva poca gente adesso ne verrà ancora meno. Torniamo ai discorsi seri. Non me l'aspettavo, ve lo giuro, proprio zero totale, non me l'aspettavo minimamente, soprattutto con così poco preavviso, cioè è successo subitissimo. E direi che il nostro Sergio sì, insomma, sentiremo molto la sua mancanza. Quindi lasciate un mi piace al video se il video vi è piaciuto, iscrivetevi al canale e noi ci vediamo nel prossimo episodio. Ciao a tutti, ragazzi!